Ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Dunque, so che tantissimi di voi sono stranieri e non capiranno un H di quello che io sto dicendo, anzi di quello che io sto per dire. Spero, insomma, che comunque sia il messaggio arrivi forte e chiaro. Insomma, metterò i sottotitoli, non so neanche io. Nulla, allora, in questo periodo avete visto che ho caricato meno video. Questo perché innanzitutto sono stata un pochino impegnata in altre cose. In secondo luogo, perché YouTube arbitrariamente su alcuni video dove non si vede nulla, dove si vedono semplicemente le mie scarpe, i piedi o io con un vestito, decide di togliermi la monetizzazione. Allora, io non è che voglia arricchirmi con YouTube e non faccio neanche video per la monetizzazione. Siccome però io sono una persona che si batte sempre per quello che è ingiusto nella vita, quindi non solo su YouTube, perché YouTube rappresenta è un passatempo, ma anche in qualunque situazione della quotidianità, io mi batto affinché le regole vengano rispettate. Se ci sono delle regole, le regole vengono rispettate e io se vedo qualcuno che non osserva quella regola, soprattutto quando noto che qualcuno che dovrebbe far osservare e rispettare le regole è il primo a non osservarle, io mi faccio sentire, insomma, non è nella mia natura girarmi dall'altra parte e dire vabbè tanto, vabbè tanto, vabbè tanto. Non è vabbè tanto, diciamo, il modo in cui io sono stata cresciuta. Io sono stata cresciuta in modo e maniera da poter sempre da lottare sempre per quello che sono i miei diritti, per far rispettare i miei diritti, i diritti del prossimo e per non venire calpestata. Nel mio ultimo video delle scarpe di Lena Milos, ho notato, si è verificato un episodio alquanto spiacevole per quel che mi riguarda, perché a questo punto vuol dire che il canale viene preso di mira e questo io finché avrò voce lo denuncerò. Scusate, stavo ricevendo una chiamata. Ho fatto questo video, insomma, l'ho pubblicato nel giro, penso, appena pubblicato, YouTube dava la monetizzazione praticamente limitata al video. Ovviamente io, sapendo il contenuto del video, sapendo quindi di non aver caricato nessuna immagine strana, perché nel canale ci sono anche immagini magari un po' più azzardate, sulle quali io sono la prima a dire sì, è giusto che YouTube limiti la monetizzazione. In questo caso qua è un video dove io indosso un vestito che è lungo, che parte, diciamo, alle spalline, si vedono le braccia, è lungo sino ai piedi e si vedono le zeppe. Io mostro il vestito, mostro le zeppe, non mostro nient'altro. L'unica cosa che faccio, e penso forse sia quella la cosa scandalosa, secondo YouTube, tolgo le scarpe e mostro i piedi. Questo
Questo però è un paradosso, perché potrebbe sembrare un paradosso, perché nel mio video, nel mio canale, esiste un video dedicato solo ai piedi, in cui io mostro i piedi che monetizza tranquillamente. Quindi io ad oggi, in quel video, non monetizzo, non si sa per quale ragione, perché ovviamente loro mi rispondono, mi dice: abbiamo visionato il video non risulta data agli inserzionisti. Io rispondo: per cortesia, ricontrolla, perché il video è adatto agli inserzionisti. Mi viene risposto dopo un paio di giorni che il mio video non è adatto a tutti gli inserzionisti. Al che io chiedo gentilmente al signor YouTube, che tanto si premura di togliermi la monetizzazione dal video, gli dico: nel video non si vede nulla. Allora mi dice: rifacciamo un controllo. Rifanno un controllo e nel video e mi dicono: no, il video comunque sia non va bene. Il video resta così, non adatto a tutti gli inserzionisti. A quel punto lì, la domanda che qualunque essere pensante fa è la seguente: dimmi per favore quali sono i contenuti che tu non ritieni idonei, perché io ho letto tutto, io non faccio niente di quello che YouTube vieta. Ad oggi sto aspettando ancora la risposta di YouTube. Tantissimi di voi mi hanno chiesto video outfit, video dove indosso pigiami, video dove indosso tacchi, video dove indosso calze, vari tipi di video. Io li faccio volentieri perché, ripeto, li posso fare più che volentieri i video. A me non costa fatica fare video. Quando sento dire: ah, devo fare il video, ci impiego delle ore, degli anni, dei secoli, non diciamo cazzate, perché cioè, veramente, manco dovessero girare una pellicola di chissà che cosa. È vero che i miei video non vengono editati, ma anche quelli che io alle volte edito con la doppia immagine sull'altro canale lo faccio in 3 secondi di orologio. Non è che, però, questo non c'entra niente con tutto il discorso. Nel senso, io i video li faccio volentieri, ma quando però mi vedo presa per i fondelli da chi in realtà dovrebbe, tra virgolette, tutelare il creatore di contenuti, mi girano i 3/4. Cosa che poi non concepisco, soprattutto alla luce di gente che si mostra praticamente in costume, completa mezza nuda, gente che fa la qualunque, gente che schiaccia punti neri schifosi in diretta e monetizza. Cioè, quello non è disgustoso. Io che mi mostro con un vestito risulta disgustoso. Quindi il motivo per cui in questo momento non vedrete video è solo ed esclusivamente per questa ragione, perché mi sono un po' impuntata su questa questione. Ovviamente, non appena mi saranno passati 5 minuti, in barba, non in barba a YouTube, perché di YouTube, ripeto, poco importa. Mi sento quasi, cioè, mi sento presa in giro. Ecco, è una presa in giro. Quando vogliono praticamente. Quando volutamente si vuole praticamente limitare il tuo canale, ecco. Questo mi dà molto fastidio, perché allora fai vedere i piedi, non vanno bene i piedi, fai vedere le scarpe, non vanno bene le scarpe, fai vedere il vestito, non va bene il vestito, fai vedere il reggiseno, non va bene il reggiseno, fai vedere questo, non va bene questo, però poi c'è gente che fa vedere la qualunque e va bene. Allora io non capisco perché YouTube adotti due pesi e due misure, non capisco veramente, ve lo giuro. E poi soprattutto un'altra cosa che a me urta particolarmente è i tempi, sono i tempi biblici di YouTube nelle risposte.
C'erano alcuni video, ve lo giuro, in cui io ero seduta con un banalissimo paio di zeppe, nei quali era stata limitata la monetizzazione. Ora, ripeto, non è una questione di soldi perché con YouTube non si arricchisce nessuno, almeno quelli che lo fanno per diletto non si arricchiscono. Io vi direi le cifre, ma non posso dire le cifre perché YouTube non vuole si dicano le cifre, però vi posso garantire che non ci si arricchisce con YouTube e voi, cioè, e ve lo posso dire non tanto con l'altro canale, ma con questo canale che ha quasi 8.000 iscritti e fa delle belle visualizzazioni, vi posso dire che non ci si arricchisce proprio, proprio per niente. Però è il fatto di vedersi privati di una cosa che spetta di diritto. E mi fanno girare ancora di più le palle che ogni 3x2 YouTube si premuri continuamente di mandare: abbiamo fatto questo per rafforzare la tua sicurezza, per tutelarti di qua, per tutelarti di là, però per limitarmi dall'altra parte. Detto questo, niente, volevo soltanto scambiare due chiacchiere con voi e farvi appunto un saluto. Non vi mostro niente, vi mostro soltanto la mia faccia, così vediamo, limiterà la monetizzazione anche perché mostro la faccia. E nulla. Adesso, non appena mi sarò ripresa da questa incazzatura, perché io quando mi incazzo mi passa la voglia di fare le cose, così come mi era passata un tempo di fare video sull'altro mio canale, perché da quella parte lì vedo troppissime cose che non sono credibili, che non, cioè non. Anche lì, non, lì ci sarebbe tanto, tanto da dire, ma mi sono ripromessa di starmene zitta, di farmi un bel pentolino di affari miei. E nulla. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo presto. Ditemi voi, nel senso, ragazzi, cosa volete? Lo so che voi volete vedere le calze, volete vedere il tacco, volete vedere la mutanda, volete vedere il reggiseno, volete vedere questo, volete vedere quell'altro, ma tra l'altro poi alle volte mi rivendica cose, diritti di copyright, ma di copyright di che? Che non metto manco la musica, cioè è un continuo rivendicare cose proprio perché il canale deve essere preso di mira, non si sa per quale ragione. Va bene, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io vi saluto. Vi mando un enorme bacio, vi prometto che ritornerò presto. Soltanto che adesso abbiamo l'inverno, facciamo un po' di scarpe invernali. Solo scarpe invernali. Kiss kiss!